ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder. E io sono Pan. Ragazzi, oggi finalmente abbiamo da aprire due bauli costruibili di Lega 3. Hai mai aperto un baule costruibile di Lega 3? No. Non l'hai mai aperto? Però con la sfiga che ho non troverò niente di interessante. Dai, non me lo dire, non me lo dire. La stagione, ragazzi, è finita ieri, quindi sono sicuro che tutti voi abbiate aperto il vostro baule costruibile. Fatemi sapere, ragazzi, qua sotto se avete trovato o no una bella leggendaria. Purtroppo, ragazzi, io ho switchato via col dito, mi è scappato. Ho aperto già il mio, ma per fortuna... mi è scappato, ma per fortuna ho fatto gli screen di tutto, quindi andiamo ad aprirlo assieme. Intanto 4071 di gold, subito bei sugosi. Andiamo subito, 11 giant o 11 macchine volanti. Cosa ho preso secondo te? Secondo te ho preso i giant, andiamo a vedere. E sono invece 11 macchine volanti. Che non ti serve? E neanche il gigante mi serve. 11 macchine volanti. Vediamo per ancora 4 skip. Andiamo a vedere 79 gang di goblin o 79 orde di sgherri. Che cosa ho preso? Nessuna delle due ti interessa. Quindi? Metto l'orda. Metti l'orda e sono infatti 79 gang di goblin. 2 a 0 per me, non ci hai preso nessuno dei due. 29 goblin cerbottanieri. Ma prende il mini pecca. E invece qua prendo il mini pecca perché lo uso nel deck. 29 mini pecca, 2 skip. Ci sarà la leggendaria? È assicurata la leggendaria qua. Ci sarà la leggendaria? Sì. Attenzione, non c'è la leggendaria. Chiediglielo a quelli da Supercell perché non c'è. 61 scaricuccioli o 61 estrattori di elisir? E già ragazzi, 61 scaricuccioli per me. Purtroppo niente leggendaria. Ma perché non c'è la leggendaria? Perché sono sfortunato. Dal maestro 1 è garantita. Ho avuto una di quelle pochissime percentuali di sfortuna. Però 61 scaricuccioli lo posso quasi portare all'otto. E andiamo a vedere 21 vortex e 21 specchio. Cosa ho preso? Vortex. Bravissima. Andiamo a prendere 21 vortex. Questo, ragazzi, era il mio baulozzo costruibile. Direi che prima di andare però, ragazzi, a vedere quello della pamina, una bella partitina, dai. 4206 trofei, stiamo rankando di nuovo per risalire questa stagione. Mi piacerebbe prendere i 4009, non lo so. E siamo contro Cruzales dei Fort Malaca. Ok, vediamo un po'. Livello 11, quindi... 4216 il punteggio suo. Esatto. Oddio, gioca là il mortazzone. Ranzagli di tutto. Gli ho lanzato di tutto, però ci può stare perché i pipistrelli lui è obbligato a sprecare qua. È obbligato a sprecare giusto il mortazzone, non posso fare altro purtroppo. Molto bravo lui. Andrà a difendermi sui goblin, perfetto. E quindi gli arcieri vanno a tirare giù il mortazzone e riparte il suino. Forse un po' esagerata la ripartenza, ma buono, salvo un arciere. Oh mio Dio, giù i goblin lancieri, GG. 1058 ragazzi, attenzione alla Caballeros, 1816, 1585, ma gli abbiamo fatto la torre di destra, attenzione, vediamo lui al mortazzone che va ad usare, assolutamente d'accordo nel suo uso del mortazzone. Vediamo un po' cosa ha in mente, attenzione, bene così che andiamo a congelare. Il mortazzone continua a sparare, credo di sì, e possiamo andare anche... Spara anche al contrario, te visca roba. Attenzione ancora, lasciamolo pure colpire. Potevo aspettare gli arcieri, però va bene lo stesso. 1282, ci chiudiamo in difesa assolutamente. Il prossimo Grider è centrale sul suo mortazzone. Qua andiamo a zappare molto tranquillamente, riusciamo. Sì, ma non è un problema, li abbiamo fermati giù i pipistrelli. Vediamo sui micazzi al mortazio, perfetto, ragazzi, non si aspettava probabilmente lo grider di là e andiamo a fermare infatti l'attacco prepotente con suino che va ad entrare e tira un paio di legnate, ragazzi. Lasciamo pure passare gli sgherrini, lascerei passare anche il Caballeros al prossimo suo mortazzone. Bisogna fare arcieri pipistrelli, ce l'ha qua pronto lui, ce l'ha qua pronto il mortazzone.
Oddio, dove l'ha trovato questo Grider? Dove l'ha trovato questo Grider? C'aveva l'asso nella manica, ragazzi, davvero, davvero. Metti il mortazzone per un millimetro, lo vado a lisciare e liscio anche purtroppo gli arcieri. Riusciamo a entrare con lo Grider che non tira una hit, 167, lui ha ovviamente la possibilità di andare a portarmi giù la torre, ed è ovvio, ed è ovvio. Comunque andiamo lo stesso a congelare, ragazzi, cattivissimo il mini pecca, cattivissimo il mini pecca, ancora così di prepotenza su ino centrale, lui va a difendere, 20 secondi alla fine, andiamo a fermare il mortazzone eccezionale. Qui non so se abbia la fireball o non ce l'abbia. Non so se ce l'abbia o non ce l'abbia, io di certo ce l'ho e devo assolutamente andare a tirare la fireball di difesa, incredibile ragazzi, le frecce, ok, ma lo va a tirare giù così, vediamo se riusciamo in qualche modo ad entrargli con lo Grider, non lo so, tentiamo una zap, il mini era quasi dentro, peccato, 1500, lui sarà davanti con il mortaio, ce la potrebbe fare, bravissimo lui a chiudersi. Bravissimo e anche molto molto fortunato, mini pecca sbagliato, incredibile mini pecca sbagliato, ragazzi, non ci posso credere, mi è scivolato il dito, non è andato dall'altra parte. Tanto per cambiare, lui va a fermare ovviamente lo Grider, non ne avevo dubbi, pipistrelli, li giochiamo dietro. Ok, di nuovo con questo e il mini, adesso invece sì che lo giochiamo bene il mini, dai che andiamo a tirarglielo giù ragazzi, centrale lo Grider, pronta la fireball ancora più centrale, lui riesce comunque a qualsiasi costo a fermarmelo, andiamo di nuovo con il mini pecca sopra, lui dovrebbe giocare di nuovo, non me la fa vincere, va a bloccare e la chiudiamo in pareggio. Direi che adesso, ragazzi, tocca al baule costruibile della PAMI, quindi ci spostiamo nel suo profilo. Switch! Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilino della PAMI, baule costruibile di Lega 3, anche per lei. Vai ad aprirlo, dai che la trovi la leggendaria, non le sembra vero. Commentatelo tu. Allora, ragazzi... 3.946 di gold con 5 skip. Già tu hai 5 skip, io ne avevo 4 già, questo frangente, questo non mi piace. Ula, che scelta ardua. 32. I spiritini di fuoco e i barbarozzi. Che prendi? Nessuno dei due. Prenderò gli spiritini del fuoco. Prendili. 32 spiriti del fuoco per la Pamina, vai. Attenzione, che schifo, anche qua. Che schifo, io se col gigante ci sta un botto, il barilozzo, dai. Incredibile. Eh sì, 100 lapidi per la PAMI, che snob i tre moschettieri. Che culo. Prendiamo il barile così prende soldi quando è la domenica. Cosa stai dicendo? Perché ti chiedono il barile. Fai quello che vuoi, tanto tu non usi le epiche. Quindi sì, c'è la leggendaria. Sì, no. Madonna, speriamo che sia interessante, ragazzi. Dai, attenzione. Mastino napoletano scintilla. Cacchio, due leggendarie peggiori, non potete trovarle, però, io oro. Dai, scintilla così per la pa... Mi dispiace. Adesso mi fai uno screen. Mi dispiace. Non lo puoi mandare su Instagram, che domani devono vedere il video. Domani. Ma porca di quella porca. Datemi un secondo, ragazzi, che adesso le facciamo fare anche una bella 2v2. Le facciamo fare, oppure mi faccio una singola. Quello che vuoi, vuoi giocarti a 2v2? Vuoi giocarti? Andiamo a prendere. Richiedi carte. Richiedo carte, dammi un secondo, che carte richiedo? E la fire. Ancora stai chiedendo la fire. Ma no, non la chiedere, te ne mancano due. Perché devi bruciarti una richiesta? Fireball, fatti cazzo tua. Mila, va a chiedere la fireball, ragazzi, 990. Mani, dopo, donatemi due. Che schifo, la fireball all'11 anche te. Che schifo. Però guarda cos'ho. Che schifo. Guarda cos'ho.
potrei comprare subito. No, no, la devi prendila subito, prendila subito. Ma stai scherzando? 3 streghe notturne su 4, minchia, la usi e si va a sciopazzare anche la leggendaria, ragazzi. Cattiva, cattiva così. Dai, fatti quello, una bella 2v2. No, quello è il deck che hai fatto te, mi sa, eh. Allora, il deck che ho fatto io è questo qua. Urca, andiamo a rimettere la sua. Ti sei comprato una strega notturna e te ne manca una per portarla a livello 3 di cattiveria. Dai, te ne faccio una da solo in rank. Vuoi farla 2v2? Gioco. Se vuoi fare 2v2, vai, eh. Sono 4000, gioco. Gioco. Dentro così, ragazzi, dentro così ce la possiamo fare. Abbiamo già Giant all'11, se non ce la siamo facciamo. Contro Abelukoz. Abelukoz, non so dove l'hai letto. Ubers elettrica. Va bene, va bene. Elettrica. Elettrica su. Ti sei comprato una strega notturna, eh? Pensa se ti dava la strega notturna nel baule costruibile. Ma buia cascia davvero. Beh, 3 su 4 è tanta roba, tanta tanta roba. Ragazzi, che leggendarie. Che tristezza. Perché a me me ne mancano 5 e mi ha dato quelle che ho già. Ma veramente, ma veramente. Cioè, e a me neanche troiale, la leggendaria mi ha dato. Un fantasma troiale. Ma perché troiale? Ma tu comunque la leggendaria te lo sei già acchiappato il fantasma. I prima dei bauli. Sì, ma ho capito. A me non ha dato la dei bauli di Lega 3. Non mi ha dato la leggendaria. Non mi ha dato. Vabbè, intanto in tutto questo, ragazzi. Sono uno sfigato. Hai ragione, hai ragione. Che ti incazzi, buffo. Andiamo a palla focare, ragazzi. Cioè, tu domani avrai la palla di fuoco all'11. Vergognati. Più tardi. No, la facciamo in un video con la palla di fuoco all'11. Stai scherzando. Attenzione, c'è un miner che entra. C'è un miner che entra. Attenzione. Bene così. No, va bene. No, facciamo il video. Va bene. No, ci facciamo il video. Sì, sì. Io sì. Scusa. C'ho il singhiozzo. Che ci devo fare? Dai che andiamo. Dai che andiamo, ragazzi. Attenzione, attenzione, attenzione. Bene così, bene così. E qua andrei con gigante bombarolo. Sì, sì, assolutamente. E infatti tu avresti perso la torre. Questo è il problema che tu hai ancora nel giocare. Attenzione ancora, guarda di là. Guarda, intanto abbiamo fermato due moschettieri. È quasi pieno, eh. Cos'è che è quasi pieno? Cosa vuol dire che è quasi pieno? Attenzione al mini pecca all'otto, attenzione al mini pecca all'otto. Vediamo se ci pensa la torre. Perfetto, vedi, ci dice anche bella giocata. Andrei semplicemente a splittare degli sgherri. Quello proprio non hai capito che non lo devi tenere. Quello non lo devi proprio tenere lì. Lo devi tirare via l'estrattore. Ma tu stai scherzando per davvero. Però io sbaglio a palafocare l'estrattore, perché lui ha la possibilità di piazzare il tris di antipasti. Se non che, eccolo lì infatti, tris di antipasti giù in questo frangente. Aspettiamo ancora un istante. Ancora un istante e andrei così, ragazzi. Andrei così con un bombarolo un po' più spostato. Aspettiamo che lui colpisca il bombarolo. Bene la strega sui due cosi, eccezionale. Ma non me ne frega niente. Bene così, bene così. La strega sta facendo male. Perfetto, perfetto. Oddio, oddio, quel miner infame. C'hai ragione, c'hai ragione, c'hai ragione. Allora, andiamo a togliere questi due moschettieri intanto. Perfetto che lui li rigioca. Noi li possiamo togliere, andare sopra con l'elisir, giocare una cosa. Questo lo fermiamo con gli sgherri. Buono che si entra col Giant all'11. Andiamo a congelare. Vediamo se anche con una zappa riusciamo in qualche modo. Bene che congeliamo il mini pecca. Perfetto, perfetto, perfetto. 9.45. Attenzione, GG per la strega notturna. Per la strega normale al 7 che va a danneggiare. E qua sono pronto, ragazzi. Lui ha sicuramente il tris di antipasti. Siamo pronti a pallafuocarglieli non appena li piazza. Eccoli. Fermiamo quello che ci dava più fastidio. Sta per entrare il Giant. Strega normale. Spirito, il Giant è dentro. Il Giant è dentro. E andiamo a portarcela a casa. Beh, ragazzi, direi che per oggi, per questa mega apertura dei due bauli costruibili, è veramente, veramente tutto. Uraz. Noi vi ringraziamo, ragazzi, tantissimo, tantissimo. 189, tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordiamo di mettere un bel like. Un super like per la mia leggendaria brutta GG. Davvero. E di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao.